Sono passati 255 giorni da quando Renzi promise di saldare tutti i debiti che la pubblica amministrazione ha contratto con imprenditori come Remo, che a Vicenza è titolare di un'autofficina che da anni lavora con la prefettura. Trasporta e custodisce i veicoli sottoposti a fermo giudiziario. Una volta era considerato un reddito certo, oggi invece un debito. L'anno 2012 abbiamo fatturato alla prefettura 16.000 euro. Per l'anno 2013 70.000 euro. Poi siamo passati alle fatture elettroniche. Che gli ti hanno detto fatture elettronicamente che così ti pagano? Queste qua vi paghiamo subito. 2014 41.000 euro. 2014 8.200 euro. 2015 32.000 euro. Perciò di fatturato alla prefettura di Vicenza abbiamo 182.000 euro. Con la giacenza siamo a 373.000 euro. Che ti deve lo Stato? Che mi deve lo Stato. In Italia ci sono più di 1.000 imprenditori che svolgono lo stesso lavoro di Remo. In totale hanno accumulato un credito nei confronti della pubblica amministrazione di 200 milioni di euro. Il Ministero dell'Economia però non li paga. Per loro non è mai stato aperto un capitolo di spesa, con la conclusione che solo nei primi mesi di quest'anno sono stati liberati i primi fondi. 22 milioni di euro, che corrispondono a poco più del 10% di quanto gli spetta in totale. Non viene pagato niente, niente di niente. Io ho dovuto vendermi un capannone per far fronte a queste spese qua. Remo ci fa leggere una copia del contratto siglato con prefettura e ministero. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse. E invece da quanto passa in media? Gli ultimi soldi li abbiamo presi nel 2011. Quindi? Saranno 1.500 giorni. 370.000 euro di debito non fanno dello Stato solo un cattivo pagatore, ma anche un cattivo imprenditore. Tenere parcheggiati nell'azienda di Remo i veicoli sequestrati costa all'amministrazione pubblica 6 euro al giorno. Veicoli che dopo 90 giorni potrebbero essere demoliti o venduti e che potrebbero rappresentare un'entrata per le casse dello Stato. Macchine del 2007-2008 che sono qua. Auto come queste, che potrebbero valere anche 30 o 40 mila euro. Questa è una delle ultime che abbiamo recuperato in questi giorni qua. Sì, 24 maggio 2015. Ok, e anche quella lì? Sono macchine vecchie queste, presumo. Vecchissima, un BMW. Nuovo. Ma scusami, ma non possono venderla una macchina del genere? Il sistema che avevano da adottare era 90 giorni, poi o il cliente paga le multe e vengono a prenderle, oppure le vendono. Una macchina così, in media cosa ti resta? 5 anni che così perde il suo valore? Può andare via domani mattina, come che può star qua anni, come che può fare la fine di quelle macchine che hai visto là. Secondo la tua esperienza, quanto resterà qui? Guarda la polvere che c'è, già un bel pezzo che qua, no? 8 scooter, Vespe, 2007 che è qua questa, è una bella moto peraltro questa. Questa poteva valere qualcosa, adesso no, vale non vale più niente. Sequestri vecchi lo stesso. 2006-2007. Se lo Stato applicasse le sue regole, il costo del deposito non dovrebbe superare i 500 euro. 5.000 euro questa. È stata qua 1.363 giorni. Assurdo. 1.363 giorni. 5.046 euro. Questa 1.700 euro, questa 1.500, questa 4.900. E non ci siamo però. Ma non è ancora finita qui. Avanzando i soldi dello Stato non possiamo lavorare con lo Stato. La beffa si chiama DURC, una sorta di biografia fiscale dell'azienda che ti esclude da ogni bando pubblico alla prima tassa non pagata. Non possiamo più partecipare a nessun bando perché? Perché il DURC non è a posto, non è a posto perché loro non ce lo compensano, perché se ci fosse la compensazione non ci sarebbe nessun problema, non viene compensato, non lavoriamo. Secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia, dei 91 miliardi di debito stimati dalla Banca d'Italia a tutto il 2013, il governo ha pagato solo 36 miliardi e 500 milioni. Altri 42 miliardi e 800 milioni sono stati resi disponibili agli enti debitori. Complessivamente, all'appello, mancano ancora 11 miliardi e 700 milioni.
Ma come ci spiega Massimo Blasoni, presidente del Centro Studi Impresa e Lavoro, i debiti non finiscono qui? La cosa purtroppo più interessante, dico purtroppo perché questo è un gravame notevole per le nostre aziende, è che nel 2014 il debito commerciale si è riformato e c'è una stima che è pari a circa 67 miliardi di euro dovuti alle nostre imprese. Noi abbiamo un tempo medio di pagamento di 144 giorni, cioè un tempo enorme, in Spagna sono 103, in Francia 62, nel Regno Unito 24, in Germania 19. Si è un po' rotto il patto di fiducia tra gli imprenditori e lo Stato, perché quando non pagare le imposte o una qualunque gabella è l'imprenditore, Equitalia parte immediatamente e scattano le ganasce fiscali. Quando è lo Stato a dover pagare, paga quanto vuole e questo chiaramente funziona molto poco. Al Festival dell'Economia il ministro Padoan è intervenuto per parlare di ripresa economica, fiducia, opportunità. Lo abbiamo incontrato a margine della conferenza stampa. Con noi è venuto anche Remo. Ministro, mi scusi, una domanda. Una sola, sono di La Sette, il signore è un vostro creditore, 400.000 euro. La prefettura non, dal 2011 che non ci paga una lira. Capisco, prendo atto, il suo non è l'unico problema, come lei sa stiamo affrontando il problema a livello complessivo, se ci sono casi che funzionano peggio degli altri mi dispiace. No, questo comporta però... Lo so benissimo che comporta dei costi per lei. È una chiusura dell'azienda nostra perché ma purtroppo... Il governo si è fatto carico mettendo sul piatto molti miliardi, attivando con la fatturazione elettronica un meccanismo di facilitazione. Naturalmente il meccanismo coinvolge anche le amministrazioni locali, coinvolge anche il sistema bancario che dovrebbe essere in grado di anticipare i crediti a chi presenta una fattura. No, noi avevamo chiesto appunto anche le compensazioni e tutto. Ma questa non è più una domanda, capisce, un no. Dialogo. No, ministro, scusi, però nessuno risponde di questa cosa. Ministro, scusi, una lettera per interessarsi nel caso del signore che rischia di chiudere. Una risposta perlomeno se la merita. Voi avete detto che i soldi sono stati stanziati. Mi fa parlare? Allora, il signore non è l'unico signore che purtroppo è in questa condizione. Avete segnalato il caso, benissimo, ne prendiamo atto come stiamo cercando di fare per tutti quanti. Non è parlando di migliaia di casi. Ho capito. La categoria del signore non c'è neanche all'interno, ministro, non sono neanche stati stanziati i propri soldi, non rientra neanche in una categoria di spesa, com'è possibile una cosa del genere, scusi? No, non stiamo neanche rispondendo, ministro, questa persona rischia di chiudere, cioè ha 400.000 euro e ha il DURC fuori regole e non può avere altri lavori per questo motivo. È così che il governo intende far riprendere l'economia del paese, ministro? Chiediamo solo una risposta. Questa è la ripresa che volete garantire?